Italia Channel. Tenuta Sette Ponti nasce in Toscana tra Firenze e Arezzo, tanto il nome stesso Sette Ponti perché sono i sette ponti che collegano tra Ponte Buriano e l'Arno, quindi tra Ponte Buriano e Firenze. In questa vallata dove ci sono delle colline variegate nasce la Tenuta Sette Ponti tra Castiglion Fibocchi, ripeto, e Firenze. Noi produciamo tre vini in particolar modo, uno che è un tipico sangiovese, che è il nostro Chianti, che si chiama Vigna di Pallino, per poi salire a Crognolo, che è sempre un Chianti però di livello superiore, fino al nostro best seller che è Oreno, un vino che tutti gli anni prende premi importanti, punteggi importanti dalla stampa sia nazionale che estera. Quest'anno nascerà un nuovo Sangiovese che si chiamerà Vigna dell'Impero. È una vigna che è stata costruita nel 35, anzi è iniziato i lavori nel 33, è stata ultimata nel 35 perché è stata fatta tutta a mano e quest'anno compie 80 anni e usciremo con questo vino in Sangiovese in purezza che, ripeto, si chiama Vigna dell'Impero. Sarà presentato a New York alla stampa il 6 maggio e ne siamo molto orgogliosi e ci aspettiamo un grosso risultato da parte di questo vino. Noi attualmente con Tenuta Sette Ponti e anche le altre aziende siciliane, bulgari e Maremma esportiamo in oltre 40 paesi. I mercati più importanti sono Stati Uniti, Canada, Germania, Svizzera e man mano tutti gli altri. Anche i paesi dell'Europa dell'Est, ultimi arrivati, sono piccoli mercati, però mercati in continua crescita, anche se chiaramente i volumi sono quelli che sono, però sono mercati vivi che mostrano interesse per i vini italiani. I nostri vini, devo dire la verità, non per presunzione, ma sono vini che piacciono in quanto sono vini veri, vini naturali, vini che prevalentemente si guarda quella che è l'espressione del frutto, l'espressione, diciamo, della lunghezza, quando sono in bocca sono vini che hanno una certa rotondità senza essere una rotondità eccessiva, vini che prevalentemente si guarda l'eleganza, la raffinatezza, e questo forse è una caratteristica che è percepita dai consumatori dei vari paesi nel mondo. E poi un altro fattore importante è quello che i nostri prezzi sono dei prezzi contenuti, non sono dei prezzi esagerati per la qualità dei nostri vini. E facendo dei paragoni con altri vini di stessa qualità, i nostri prezzi tante volte rappresentano un quarto, un terzo, e questo chiaramente nei mercati ci aiuta molto.
nostri obiettivi futuri sono un consolidamento nei vari paesi, una modesta crescita annuale, perché le nostre aziende sono ogni anno hanno delle crescite contenute di produzione, ancora non siamo arrivati a un regime d'assestamento, ma devo dire la verità, il mercato riesce a assorberci questi piccoli incrementi annuali che abbiamo, anzi su alcune etichette la richiesta è superiore a quello che produciamo. Tenuta Sette Ponti è l'azienda che spicca sulle altre, su quella di mia figlia Monica da Sicilia, Bolgheri e Maremma, perché in effetti è l'azienda a cui io sono sentimentalmente legato, perché sono nato in quella zona lì, avevo 5-6 anni quando mio padre acquistò questi terreni e quindi la sento un po' come una parte di me. E in effetti Oreno, che è il vino che ci ha portato quella che è un po' questa piccola notorietà, perché è sempre stato un vino premiatissimo, tutti gli anni riceve molti riconoscimenti, non ultimo anche questo è un elemento importante. Viva l'Italia, Channel!